Federica Sciarelli, come sempre, mette a servizio chi l'ha visto per dare visibilità e spazio ai dimenticati. Ieri, nella puntata del 18 gennaio, gran parte della trasmissione è stata interrotta da continui appelli e telefonate per via del terremoto che ha martoriato ancora di più le popolazioni del centro Italia. Tra Umbria, Marche e Abruzzo la neve ha sepolto migliaia di sfollati e lo Stato non è ancora riuscito ad organizzare un piano concreto di aiuti. Oltre alle temperature polari, anche il terremoto di ieri con 4 scosse da metà mattinata fino al pomeriggio ha aggravato la situazione degli sfollati. La Sciarelli ha dato voce a chi ha chiamato chi l'ha visto per dar conto degli ulteriori danni del terremoto del 18 gennaio, per far sapere che non si sono visti mezzi di soccorso, che la situazione è diventata insostenibile, gli animali sono al freddo e che non c'è corrente. Una slavina poi ha colpito l'hotel Rigopiano in Abruzzo che ospitava tra le 20 e le 30 persone e i soccorsi sono arrivati solo poco fa. Gli appelli lanciati dalle zone colpite da neve e terremoto a chi l'ha visto hanno angosciato gli spettatori che su Twitter si sono detti indignati nei confronti delle istituzioni assenti.